Benvenuti a questa conferenza stampa qui alla Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, Roma, Italia, per dare voce a un diritto silente ma attualissimo, il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Sapete, i primi di novembre già avevamo organizzato e svolto un congresso simile alla Lamezia Terme. È per me un vero onore ospitare qui il Presidente della Repubblica di Abkhazia, Sua Eccellenza Aslan Bashmihia, che si collegherà da remoto in qualsiasi Matteo, momento. puoi verificare che siano collegati? Collegati, sì. Sono collegati, io vi vedo collegati. C'è qualche Calla, problema? senti Calla. Mi sentite? Quando parlo, sentite? Da lì si può vedere, scusi? Ah, Ok, allora, torniamo da prima. È per me è davvero un onore ospitare qui il Presidente della Repubblica di Abkhazia, Sua Eccellenza Aslan Bashmihia, che si collegherà da remoto, in qualsiasi momento lui arrivi. L'ambasciatore presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia, responsabile della rappresentanza diplomatica per l'Italia e l'Unione Europea, Sua Eccellenza Ambasciatore Khan Nakihia, che ringrazio tantissimo anche solo per ciò che ha detto prima. Collegamento da remoto, vicepresidente del Parlamento di Karachay, Circassia, Vito Grittani, presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia, per l'Italia, che è qui con noi, il signor Vito Degliotti, presidente dell'Associazione Camera di Commercio Italo-Abkhazia, Congo, Russia, Africa, India, IACRAI, qui con noi, ringrazio. E poi c'è l'avvocato Antonio Lattanzo, qui, che è anche lui con noi, così come la dottoressa Suomi Monsellato, qui con noi. E da remoto, la nostra carissima Arianna Labate, in collegamento da remoto, ed il merito di questo incontro è anche il suo. Interventi. Şatra Hatır Spu Konferansı Yalafu Abzera Çöksayet Uşasoy Absolutlar Rest Al. Onorevoli deputati, cari partecipanti della conferenza, vi saluto a nome del popolo dell'Abkhazia. Конференция тема Ялышкыз. Конференция хата Италия для парламента Чехими Кусва. Апсны Ахенткарразы Дара Акратаны. Il tema della conferenza e il fatto stesso che si tenga all'interno del Parlamento italiano sono particolarmente importanti per la Repubblica dell'Abkhazia. La Repubblica dell'Abkhazia è un territorio caucasico diviso in uno status duale, considerato dalla Georgia come una regione autonoma, ma il cui popolo si è di fatto proclamato Stato e Repubblica indipendenti con il nome di Repubblica di Abkhazia. La Repubblica di Abkhazia è riconosciuta da un ristretto numero di Stati nel mondo, di cui 5 Stati membri delle Nazioni Unite e 4 non membri delle Nazioni Unite. Il popolo abkhazo, dopo una millenaria storia di identità e tradizioni che lo definiscono ed identificano come popolo identitariamente indipendente, dopo una sofferta storia divisa tra transizione post-sovietica e dominio georgiano, ha democraticamente deciso di proclamare la sua indipendenza dalla vicina Georgia il 23 luglio del 92, come diceva il Presidente prima. Ben 30 anni fa, la Repubblica di Abkhazia conta una popolazione di circa 250.000 abitanti su un territorio di circa. Internazionale in generale, che sancisce l'obbligo per la comunità degli stati internazionali di accompagnare, di non ostacolare, di consentire a qualunque popolo che avverte l'esigenza di autodeterminarsi, di poterlo fare secondo quelle che sono le esigenze del popolo stesso, secondo quelle che sono le inclinazioni del popolo stesso, secondo quelli che sono i desideri che sono posti alla base della scelta del proprio destino, ovviamente, di un popolo, ogni popolo, ovunque esso sia, che ha il diritto di scegliere che ruolo deve avere nell'ambito della comunità internazionale degli stati.
è una norma, lo ricordo, di prima di tutto l'onorevole Matteo Dell'Osso e il suo staff. Ringrazio la dottoressa Sonia Monsellato, signorina Diana Lapate, l'avvocato Antonio Lattanzio. La mascherina. L'avvocato Antonio Lattanzio. Ringrazio la stampa, ringrazio chi in collegamento mi ha preceduto, il Presidente della Sovrana Repubblica di Abkhazia, Adal Rezania, il Vicepresidente del Parlamento di Karakai, il Cassia, nonché Presidente del Consiglio Mondiale Caso Brasile, Nunzio Zeco, e Cantania, ambasciatore a disposizione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia e responsabile della rappresentanza diplomatica per l'Italia e l'Unione Europea. Ringrazio in particolar modo il nostro amico Vitali, Pere di Sinistra, ambasciatore a disposizione presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia per l'Italia. Nel corso degli anni, nei numerosi incontri a cui ho partecipato, la solidarietà, la democrazia, l'autodeterminazione dei popoli e la pace sono stati i termini più usati, forse inflazionati, poiché all'enunciazione di questi nobili concetti è quasi sempre mancato il passo successivo, quello decisivo e sostanziale. Mi chiedo quando questi concetti siano stati davvero applicati o accettati. Mi chiedo se la determinazione di un popolo, di una nazione, si sia risolto in modo pacifico. Eppure, come ogni singola persona ha il diritto alla libertà, anche le nazioni e i popoli hanno il diritto ad essere liberi, cioè ad autodeterminarsi scegliendo liberamente il proprio sistema di governo senza alcuna dominazione esterna. La libertà di un popolo deriva dalle sue radici, dalla sua storia, dagli usi e costumi che la caratterizzano, dal vissuto sulla propria terra, che nessuno ha il diritto di oltraggiare o di impedirne il naturale percorso. Ci siamo conosciuti alla mezza terra, all'Onorevole Dell'Osso. Siamo qui per parlare della mia Abkhazia. Io, come sapete, ho un cognome, un nome italiano, sono nato in Italia, in provincia di Bari, a Capurso. Dal 2018 sono cittadino a casa e dal 2016 ho sposato la causa della libertà. Io credo che Dio ci ha fatti liberi, questa è la mia opinione ed è solo così. Ho sposato questa causa vedendo tantissime ingiustizie, come diceva Enrico Vittorio, gli studenti che non possono andare a studiare all'estero, a Gazi, che non possono andare neanche per cure mediche e tante altre cose. Per cui mi sono chiesto, perché tutto questo? Cosa c'è così dietro? Dovete sapere che sono figlio di migranti, ho vissuto tanti anni in Germania, per cui conosco Cerco di condurre un tavolo di pace, un tavolo di incontro, anche con le parti, perché no? Anche con le parti in questo momento. Da Roma sarebbe una bellissima cosa, perché no? Non costa niente. Per cercare almeno di riconoscere i documenti di viaggio di questa Repubblica. Non dico di riconoscere lo Stato, che non è tanto ora il nostro, diciamo, la nostra preoccupazione, ma almeno di quelli altri. Abbiamo gli esempi della Repubblica di Cina, cosiddetta Taiwan, non è che me li invento io oggi, abbiamo la Repubblica di Cina con l'Italia, non ha un rapporto diplomatico, ha un rapporto economico commerciale, però il mondo riconosce i documenti di viaggio. Voi sapete che la Repubblica di Cina, cosiddetta Taiwan, la riconoscono solamente 22 paesi del mondo? Solamente 22 paesi del mondo hanno rapporti diplomatici, di cui in Europa la Santa Sede. E a loro di coagulazione abbiamo la lasciata delle medicine presso la Santa Sede, unica in Europa. Questo è un fatto. Per cui noi non vogliamo lasciare l'Italia, vogliamo cercare di, se la politica italiana o chi di buona fede o buon cuore ci possa aiutare a capire come organizzare la libertà del mondo. Chi è intervenuto da remoto è molto gradita, nonostante il frangente delicato, parlo a titolo personale, la sua presenza, rappresentante della Pace Russa, grazie davvero per essere qui.
Come abbiamo detto e provato a riassumere nel titolo, parliamo qui di autodeterminazione dei popoli, però ne approfittiamo un po', allargandoci e parlando, usando, se vogliamo usare questo termine, la storia dell'Abkhazia per esplorare questo concetto e un po' delle sfumature care anche a noi italiani. Colonizzarsi, che è un'incredibile quanto moralmente ed eticamente dubbia pratica, che ad una prima analisi storica e geopolitica ha davvero poco senso. La geopolitica dal nazifascismo in poi è stato un perfetto alibi per ingerenze di ogni tipo, belliche, finanziarie, economiche, nonché manipolazioni e infiltrazioni a tutti i livelli. Gli interessi nazionali hanno spesso precostituito abusi di potere, fino a farli divenire uno standard operativo tutto occidentale. E lo dico da occidentale, quindi mi pesa dirlo qui con il rispetto totale che ho per la mia bandiera e per chi mi ospita. Oggi qui la provocazione che ci permettiamo di portare in un palazzo orgoglio del nostro tricolore è una: qual è il confine tra diritto e abuso? Prima domanda. Seconda, esiste questo confine nelle relazioni internazionali? Ha detto anche il signor Vittorio, io con il mio passaporto abcaso non posso andare nei paesi che non riconoscono l'Abkhazia. E soffro della violazione del mio diritto di base, libero movimento, no? La stessa cosa vale per i diplomi di laurea, certificati di nascita, eccetera. Oggi l'Abkhazia sta sviluppando le relazioni diplomatiche con diversi paesi, soprattutto con la Russia. Per esempio, ci sono due accordi interstatali a livello di partenariato strategico ed alleanza, ed in più abbiamo siglato più di 200 accordi in tutte le aree di cooperazione.